Sì, è un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa con il gruppo di psicologi della statale e del dipartimento in ambito oncologico e abbiamo avuto, diciamo, l'idea che questa figura, quella dello psicologo, stesse diventando importante ancora prima della pandemia nel contesto di salute. Quindi nelle diverse fasi in cui una persona si trova ad avere a che fare purtroppo con la malattia e nella fase di prevenzione che sta diventando sempre più rilevante. È un percorso che, diciamo, è stato poi apprezzato, come dimostrano i numeri di adesione a questo corso, che sono veramente importanti e in qualche misura inaspettati anche da parte nostra, ed è un percorso che si completa poi con la laurea magistrale, con la scuola di specializzazione. L'idea di fondo è che lo psicologo, naturalmente mantenendo la capacità generale di attività, abbia però la necessità in ambito di salute di avere delle competenze specifiche proprie di questo settore. Da qui è nato il percorso, da qui lo sviluppo dei corsi di laurea e quest'ultima iniziativa che corona un po' il lavoro fatto in questi anni.